devono valutare, se io capisco bene, beh, le ordinanze possono essere solo individuali, devono valutare, se io capisco bene, se dare vita a convenzioni minori, cioè raggruppamenti minori di comuni, ma sicuramente non tenere questo ampio spettro di tutti i comuni che attualmente sono nel consorzio Valle Crati. Ieri sera mi pareva che si profilasse questa soluzione, cioè valutare per gruppi di comuni se è opportuno procedere ad appalti sui gruppi dei comuni. Il comune di Cosenza probabilmente ha una forza anche sufficiente per procedere, però adesso con ordinanze, perché altrimenti il servizio si interrompe, successivamente rimettere tutto in gara. Allora, lei è la senatrice Daniela Mazzucconi, che è eletta in Calabria. In prospettiva è ipotizzabile, per esempio, un intervento del governo affinché vengano ripianati questi crediti non riscossi? Ma io credo che si debba fare prima una ricognizione precisa delle motivazioni per cui i crediti sono non riscossi, perché mi pare che se ognuno dice ma io ho cominciato 2 anni fa, 1 anno fa, 6 mesi fa, del pregresso non sappiamo, credo che bisognerebbe fare innanzitutto una ricognizione generale di cosa è successo effettivamente, se è vero che il servizio non è stato svolto, come è stato svolto e così via, e su questo evidentemente noi non possiamo dare in questo momento giudizi, però una ricognizione precisa di quanto è accaduto va fatta, anche perché la Commissione ha trovato un po' particolare la situazione, per cui c'è questa continua non corresponsione di canoni o di tariffe sia sulla materia dei rifiuti sia anche, come emerso stamattina, in materia di acque reflue, perché questo rischia di essere un altro problema che si vede meno, ma rischia di essere comunque una questione esplosiva, perché se uno non paga la gestione dei depuratori, i depuratori si fermano, le acque poi inquinano i mari, i fiumi e quant'altro, quindi questo è un problema. Diciamo che c'è una situazione di forte deresponsabilizzazione da un lato degli enti che dovrebbero essere preposti. Da questo punto di vista andrebbe valutata la questione commissariamento. Cioè, se il commissariamento o l'imposizione di soluzioni determina in realtà che gli enti locali che nell'ordinario dovrebbero essere preposti a questo fanno un ulteriore passo indietro, il sistema non guarisce più. Sì, perché come? Si è parlato di questo, mi pare che sia al vaglio la disponibilità di un comune in questo senso, quindi sicuramente si sta vagliando la situazione, c'è un comune della provincia che sembrerebbe aver dato disponibilità, però noi non abbiamo sentito il sindaco, non sappiamo esattamente. San Lorenzo del Vallo. Senta, senatrice, ci sono veleni del mare? È un'affermazione o una domanda? Non lo so. Mancava il procuratore Giordano, l'avete sentito? C'è però una sostituta della procura di Paola che sta intervenendo mentre io sono venuta qui, quindi se mi chiedete cosa sta dicendo per la procura di Paola non lo so, perché è in corso. Fonti attendibili o no? Ma mi pare che diciamo ci sia una prevalenza per indicare una non attendibilità di fonti. Ma o probabilmente è una persona che ha mescolato in tempi andati, come dire, cose che avevano una loro logica, cose che non avevano affatto. Oggi sembrerebbe inattendibile. Scuola da qualcuno tipo Garelli, certo, sembra, così sembra, ecco, ma non tocca a me dare un giudizio. Mi pare però che prevalga la tesi della inattendibilità, soprattutto sulle dichiarazioni dell'ultima parte che riguardano, tra l'altro, questioni appunto attinenti ai rifiuti, la nave dei veleni e quant'altro, insomma. Sì. No, il problema vero qui è la questione dell'allarme sociale, perché l'allarme sociale è davvero stato forte, e perché è molto difficile poi far rientrare l'allarme sociale, perché soprattutto laddove, come forse accade qui, non c'è fiducia nelle istituzioni, poi ogni volta il cittadino pensa chissà cosa mi stanno raccontando, quindi, ecco, quindi l'allarme sociale è pericoloso. No, dopodiché questo però rischia anche di nascondere i problemi veri, perché dopo se ci sono problemi veri di inquinamento, siccome si è gridato al lupo, lupo, e il lupo non c'era, quando poi il lupo viene davvero nessuno se ne accorge, quindi ci sono 2 rischi nell'allarme sociale, la condizione di insicurezza in cui poi versa il cittadino quando riceve assicurazioni dalle pubbliche istituzioni, e poi c'è di fatto l'altra faccia purtroppo della medaglia, che quando invece c'è davvero l'inquinamento, l'allarme
l'allarme sociale dovrebbe essere vero, più nessuno si allarma e quindi, come dire, c'è un duplice esito negativo sulla collettività sociale. Questo è molto grave. La situazione è ancora, come dire, in corso di esame, mi pare di capire. Noi abbiamo sorvolato però nella missione l'altra volta il fiume, ci sono ancora indagini in corso e sull'esito delle indagini, noi abbiamo chiesto di avere tutto il materiale eccetera, sull'esito delle indagini poi vedremo, ecco, perché... Mi pare che siano in corso, mi pare che tutti dicano che vogliono fare in fretta, penso che siano materialmente anche i tempi delle caratterizzazioni, delle indagini di laboratorio e quant'altro, però che lì ci sia una situazione di inquinamento pesante mi pare che sia un dato. Adesso questa mattina stava venendo fuori in modo consistente questo tema dell'inquinamento, sia dei corsi d'acqua, sia conseguentemente del mare, non funzionamento... Ecco, e non funzionamento, però questo è un segmento che noi non abbiamo ancora approfondito a sufficienza, ecco, però anche qui mi pare che venga fuori una difficoltà di funzionamento comunque del sistema pubblico in quanto tale, cioè qui c'è un'omissione di controlli sistematici anche da parte di chi ha la responsabilità oggettiva che andrebbe quantomeno rilevato. Scusi, il commissario non avrebbe dovuto monitorare, controllare l'operato delle amministrazioni? Cioè, come si fa oggi a dire che le amministrazioni si sono deresponsabilizzate se doveva esserci una figura che doveva comunque controllare il loro operato? Allora, il problema secondo me, però le dico, è un parere, non è una conclusione della commissione, è il mio parere. Allora, in queste cose o si cerca di provocare una collaborazione o se io introduco nel sistema un'autorità che impone e controlla, è facile che ci sia scarsa collaborazione, ma non solo in Calabria, in qualunque regione d'Italia. Quindi c'è anche un problema di come poi funzionano queste cose e in quali termini vengono anche svolte le varie procedure. Io su questo non saprei cosa dire, perché ovviamente se fossimo in costanza dello stesso commissario da 11 anni a questa parte sarebbe un discorso, siamo invece in presenza di una serie di commissari che sono cambiati, quindi probabilmente non si sono neanche stabilite quelle relazioni necessarie perché il sistema tornasse a funzionare, ecco. Però mi sembra che ci sia anche molta buona volontà e molta buona disposizione, almeno a parole, da parte di alcuni amministratori. Ecco, io spero che alle parole seguano i fatti. Però è vero che i commissariamenti lunghi non hanno fatto bene a nessuna regione d'Italia, no? Questo è a prescindere, possiamo mettere la persona migliore a fare il commissario, ma è vero che i commissariamenti lunghi non hanno fatto bene a nessuna regione d'Italia. Anche alcune altre impostazioni, non so, quello di rendere obbligatori i consorzi, gli atti eccetera. Allora, il consorzio nasce da un movimento spontaneo del territorio, oppure se il consorzio è imposto dall'esterno, l'azienda o la società viene imposta all'esterno, ha, salvo rarissime lodevoli eccezioni, scarsa possibilità di andare avanti. Quindi bisognerebbe esaminare un problema che è sicuramente complesso e che va al di là dell'illecito penale, perché bisognerebbe esaminare proprio anche la situazione dal punto di vista dei rapporti territoriali, dal punto di vista delle soluzioni adottate, dal punto di vista della condivisione del piano regionale dei rifiuti. Bisognerebbe vedere cosa hanno fatto le province che hanno la competenza in materia di piano provinciale e così via, perché un conto se io recepisco, un conto se sono propositivo, quindi direi che il discorso si allargherebbe molto. Io credo che però richiamare alle responsabilità ordinarie tutti gli enti locali preposti sarebbe utile in una regione come questa.